Se le gengive sanguinano, sono gonfie e dolenti e i denti sono mobili, potrebbe trattarsi di una malattia parodontale. Niente paura, perché ci ospiterà nel proprio studio a Barletta il dottor Mauro De Mise, che ci aiuterà a conoscere di più gli aspetti di questa patologia. Dottor De Mise, che cos'è la parodontopatia? Più comunemente conosciuta come piorrea, la malattia parodontale colpisce le strutture che sostengono il dente, quindi l'osso alveolare, le gengive e il ligamento parodontale. La progressione della patologia può determinare a lungo termine anche la perdita dei denti. Come facciamo ad accorgerci che le nostre gengive sono malate? Il segno più comune è il sanguinamento. Il sanguinamento è accompagnato spesso da una gengiva dolente, da una gengiva tumefatta e soprattutto è caratterizzata dalla mobilità dei denti. Il parodonto fisiologico è caratterizzato da un colorito roseo. Soprattutto in questa zona si può apprezzare un aspetto butterato a buccia d'arancia e le papille si inseriscono bene tra gli elementi dentari. Invece, in questa slide, si può apprezzare invece un parodonto patologico. Notiamo subito le gengive edematose, soprattutto in questa zona qui, delle recessioni, soprattutto in questa zona lateroposteriore, e si apprezza anche un colorito rossastro. Quale può essere la causa? La causa principale è la presenza di batteri sulla superficie dei denti, quindi la presenza di placca batterica e di tartaro, e da qui si deduce l'importanza fondamentale e determinante della corretta igiene orale. I denti vanno spazzolati 3 volte al giorno, gli strumenti che vengono utilizzati per l'igiene corretta sono lo spazzolino, deve avere una testina piccola in maniera tale da raggiungere tutti i siti del cavo orale. Va applicato tra la gengiva e il dente in questa posizione e la placca viene rimossa con un movimento dello spazzolino dalla gengiva verso la parte terminale del dente. Questa operazione viene ripetuta diverse volte su ogni dente. È opportuno cominciare sempre la nostra igiene dalle zone che più difficilmente vengono pulite, cioè le zone adiacenti alla lingua, quindi queste zone interne in questa maniera e poi quelle vicine al palato. Solo successivamente vengono pulite le zone di più facile accesso, che sono quelle anteriori. È opportuno eseguire queste manovre in un range di tempo variabile dai 2 ai 4 minuti. Il filo interdentale ha l'obiettivo di rimuovere i residui alimentari tra un dente e l'altro. Vengono utilizzati circa 40 cm di filo, il filo viene raccolto tra 2 dita della mano destra e della mano sinistra, viene impegnato con un movimento a seghetto tra un dente e l'altro. Quando viene superato il punto di contatto, si forma una C e successivamente il filo viene estratto dal basso verso l'alto, portando con sé i residui alimentari e la placca batterica. Per tutti quelli che invece hanno difficoltà a maneggiare agevolmente lo spazzolino, un suggerimento che posso dare è quello di utilizzare una garzina. La garzina viene raccolta attorno al dito indice e con questo movimento, un movimento poi molto simile a quello dello spazzolino, va rimossa la placca. Questo stratagemma, chiamiamolo così, è molto utile soprattutto in queste zone che molto spesso il paziente riesce a difficilmente a raggiungere con lo spazzolino. Le cause secondarie invece possono essere legate ad esempio a un'alterazione del sistema immunitario, o lo stesso stress può determinare una progressione della patologia parodontale. I fumatori devono essere molto attenti all'igiene orale, perché il fumo può determinare una progressione della malattia. Dottore, come si può curare la parodontopatia?
rimuovendone la causa che, come ricordo, è la presenza di placca batterica e tartaro. Ciò può avvenire o attraverso un approccio non chirurgico o chirurgicamente. L'approccio non chirurgico è eseguito attraverso l'utilizzo di strumenti manuali oppure di strumenti a ultrasuoni. Oggi è possibile anche avvalerci dell'ausilio del laser, che ci consente, ci aiuta a ridurre la carica batterica, soprattutto nelle tasche sottili e molto profonde. Questa sottile sonda viene inserita all'interno della tasca, consentendo così di ridurre, di detossificare gli eventuali residui di tartaro e di ridurre notevolmente la carica batterica. Nei casi in cui la parodontopatia è di grado più avanzato, l'approccio è di tipo chirurgico. L'obiettivo della chirurgia, oltre a quello di rimuovere il tartaro nelle tasche più profonde, è anche quello di ripristinare i giusti rapporti tra la gengiva, l'osso e le strutture di sostegno del dente. La chirurgia parodontale qualche volta ci può essere d'aiuto anche per risolvere casi estetici. Questo è il caso di una paziente che si è rivolta al mio studio perché lamentava di avere i denti molto lunghi. Dopo un accurato studio del caso clinico, ho scoperto che la paziente spazzolava i denti con uno spazzolino molto duro, perché il suo intento era quello di avere i denti più bianchi. Questa la manovra è una manovra che non va eseguita. Lo spazzolamento deve essere molto delicato e soprattutto, come suggerivo prima, gli strumenti che vanno utilizzati devono essere adeguati. Per ripristinare l'estetica è stato necessario prelevare una porzione di gengiva dal palato e trasportarla nella zona estetica anteriore. Questa è una si può notare in questa zona la perfetta guarigione già dopo alcune settimane, si può notare già la ricopertura delle radici. Questa è la situazione iniziale, questa è la situazione dopo il trattamento. Questa puntata dedicata all'informazione medica termina qui, grazie al dottor Mauro Di Nise per le sue preziose informazioni. Grazie a voi. Un bacio da Anna Turturro e alla prossima.